La pistola che ha ucciso Orchia per mano del figlioletto di 8 anni, un'arma troppo facile da trovare. Questa è la pista degli inquirenti che questa mattina sono tornati nella casa della tragedia. Hanno tolto i sigilli, fatto un sopralluogo accurato in cerca di ulteriori tasselli di eventuali responsabilità. In primis quella di Giacomo Stella, il padrone di casa che abita al primo piano, il proprietario della calibro 22 che il bambino avrebbe trovato, portato in cucina, maneggiato come un gioco fino a far partire accidentalmente il colpo che ha ucciso la madre. La pistola che è stata sotterrata nel campo dietro casa, poi trovata dagli investigatori. Ero sconvolta. Un bambino che prende in mano una pistola che non era sicura, vuol dire che la pistola non era in un posto adeguato, secondo me. Giacomino, così è conosciuto in paese, era un cacciatore. In casa aveva 4 fucili, 2 pistole, sequestrate dai militari dopo l'accaduto. Armi che sostiene di aver tenuto sempre sotto chiave, in sicurezza. La pistola le aveva tutte chiuse, allora le teneva o in casa, e delle volte le teneva anche nel capanno. Quell'uomo di circa 80 anni che i bambini consideravano come un nonno, dall'argine si vedevano correre nel giardino, per casa, liberamente. Quell'uomo che per primo ha risposto alle grida di aiuto dei bimbi e che ha sostenuto che Erchia, di origini marocchine, 32 anni, fosse caduta sbattendo la testa sul fornello, svenuta perché digiunava per il Ramadan. Versione smentita dell'autopsia, ma poi gli stessi familiari avrebbero parlato. Secondo me lui, diciamo così, ha nascosto l'arma per proteggere i bambini, perché lui li riteneva e li ritiene i suoi nipotini, anche perché tanti anni che abitano lì, gli vuole molto bene. Il padre con i bimbi dopo la tragedia è passato al bar del paese. Poche parole, un pensiero rivolto proprio a quel nonno di Ariano. Infatti lui disse: mi dispiace per lui perché è come fosse il nonno dei nostri figli, insomma.